Siamo in una casa nuova che si è appena... Una casa col nome lungo. Eh sì, però si è appena costituita, Sì, cioè una casa ancora nuovissima, probabilmente ancora da arredare per alcuni aspetti, giochiamo questa metafora, che è quella di Patto Civico Riccione Oltre. Ieri Patto Civico Riccione Oltre è intervenuta con una nuova nota, intanto per ricordare che domani mattina ci sarà un primo incontro per cominciare ad entrare sui temi, uno in particolare quello del turismo e anche la strada per il turismo un po' anche da perché intraprendere. si sta sentendo un po' tirata per la giacchetta da tutte Per le parti. questo ho deciso di mettere il pullover. Buongiorno a Fabio Baldi. Buongiorno a tutti voi. Vi sentite un po' tirati per la giacca? No, io non la metto quasi mai, tra l'altro. Infatti lo sapevo, ho notato questa cosa. Ecco Fabio, però è vero anche che, almeno stando alle pagine dei quotidiani dei giorni scorsi, ma poi un po' stando anche a quello che ieri mattina Marco Parmegiani ha detto, insomma, in collegamento in diretta con noi, insomma, il desiderio di guardare alla nuova realtà che si è costituita per creare una più grande alleanza c'è, però voi dite... Con calma. Ma più che con calma, ribadiamo i concetti che abbiamo espletato sia in conferenza stampa che nelle primissime occasioni dopo esserci presentati. Cioè, noi lavoriamo per un progetto e le note uscite questa mattina e quant'altro diramato nei giorni scorsi va in quella direzione. Ecco perché non intendiamo dare risposte, non perché ci sia della mistificazione o del backstage, diciamo, nelle trattative politiche, ma perché semplicemente abbiamo dato grande attenzione in una direzione opposta a quella dove ordinariamente si va. Quindi nomi, sigle, quant'altro non ci interessa. Qui siamo stati molto netti, chiari e unanimi al nostro interno nel prendere una decisione completamente diversa. Quindi quando sentiamo, leggiamo uscite particolari, insomma, non ci viene da sobbalzare sul banco perché non ci interessa, insomma. Incontri politici non me ne sono stati in questo momento, proprio perché la nostra priorità è completamente un'altra. Quindi secondo lei la priorità è mettere, l'avete detto anche lunedì in presentazione, prima di tutto i contenuti di questo progetto condiviso? Un contenuto vuol dire la condivisione di un progetto o di un'idea di città, piuttosto che dire, ecco, io... Sentir dire no, gli accordi li facciamo se e solo se, a condizione che il candidato è nostro e quant'altro, insomma, non è che mi fa saltare dalla sedia, ma non la guardo neanche come premessa per un'ipotetica condivisione di percorso. Le condivisioni di percorso si fanno sui contenuti, sui programmi, e non sulle appartenenze o sul gioco di forze. È una cosa che non ci interessa, è una cosa che avevamo messo in preventivo, ma è una cosa sulla quale, ribadisco per l'ennesima volta, andiamo in maniera molto chiara e netta. Però allo stesso tempo, Fabio, se mi permette una valutazione, non so se sia corretta, questo comportamento, cioè persone che da una parte e dall'altra, da una parte ti rincanti, dall'altra parte il PD dice sì, è chiaro che guardiamo a questo nuovo soggetto, forse... vi fa sentire anche un pochino più forti in questa partita, oppure no? Sì, adesso il problema è non diventare mai troppo narcisi, perché poi rischi di fare degli errori. Noi non è che sentiamo forti, noi pensiamo di aver preso una direzione che, innanzitutto io sono di quelli che l'ha presa da anni, mi viene da dire, no? E dopo tutto questo lungo periodo e le scelte fatte in questi ultimi giorni, penso di poter dire che quello che paga al Patto Civico Oltre e ciò che è diventato oggi, ma anche ciò che ha recentemente fatto nella sua storia attraverso i due mondi che si sono incontrati, beh, io credo che abbia un principio solido che è la coerenza, no? Questa coerenza credo che venga percepita bene sia da chi è di un ambito piuttosto che di un altro. Poi io oggi come oggi, soprattutto per la conformazione con la quale è nata Patto Civico Oltre, viene da dire che insomma le appartenenze destra-sinistra, i retaggi politici, con chi eri, con chi stavi, cosa facevi, contino veramente poco. Oggi conta un interesse, e lo so che in molti ci sciacqueranno la bocca su questa cosa e potrà sembrare che lo faccia anch'io, ma a me interessa una visione imprenditoriale, una visione, ecco perché ho sottolineato il concetto civica d'impresa, perché la civica populista è fine a se stessa, no? Dà delle risposte alle emotività, alla rabbia molto spesso,
Invece la civica d'impresa è ciò che serve a una città come Riccione, che con tutto il rispetto non è canicattivo o quant'altro, perché è una città che deve ambire, deve riscrivere, ma forzatamente, una pagina nuova. Ubaldi, ma una eventuale coalizione, parliamo sempre di ipotesi, col Partito Democratico, come è successo poi a Patto Civico a Rimini, e come verrebbe digerita anche dall'elettorato dopo tutto quello che c'è stato in consiglio comunale? Insomma, sappiamo che il Oltre era nata da una costola del PD dopo dissapori anche piuttosto forti. Ieri Parmigiani, giusto per completare la domanda, ha detto: beh, solo gli sciocchi non cambiano idea, eh? Cioè, questo mi pare più o meno, Andrea, sì, ha detto una cosa di questo genere. Adesso non so che, da quale parte. Esatto, no, ma non era un riferimento, probabilmente, cioè anche forse magari facendo autocritica, se questo non lo so, volevo solo completare il ragionamento. Ma guardate, io la vedo in maniera molto semplice, dipende, tutto dipenderà, ecco perché noi freniamo un po' gli entusiasmi che arrivano da una parte piuttosto che dall'altra. Tutto dipende dai contenuti, e non è un modo di dire, è la verità, su quale base si siede al tavolo e con quali obiettivi e con quali condivisioni. Da quel punto in poi è normale che tutto può cambiare o tutto può trovare una soluzione. Io dico che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo A con criterio logico e B con apertura mentale, quella che ti fa in modo che non si guardi ai retaggi. Il fatto di aver costituito Patto Civico Oltre di per sé è già una risposta da questo punto di vista, perché diciamo che le varie componenti che animano che animavano insomma i due gruppi che sono diventati una nuova dimensione, beh, hanno una storicità diversa, no? Quindi questa storicità però è stata messa un attimo su un cassetto e si è voluto guardare oltre nel vero senso della parola. Come diciamo noi in Romagna, ma l'altro aspetto che è subito apparso dopo la presentazione di lunedì, che vi è stato anche un po', insomma, tanto le ha seguite poi le polemiche, sì, che le sono seguite, il fatto una conferenza molto puntata su Rimini, questo rapporto su Rimini, come i riccionesi adesso devono andare dietro alle logiche riminesi. Che cosa lei ha già risposto quel giorno, perché probabilmente se le aspettava queste critiche, però insomma dopo 2 o 3 giorni in cui si forse ci sono anche ulteriori elementi. Certo, no guardi, io seguo, mi piace la radio, lei lo sa, e quindi seguo molto le vostre trasmissioni, ho seguito la Tosi e la sua intervista anche l'altra sera, perché la guardo in stream. È bello, e ci segue la sera, Fabio. D'altra parte durante il giorno magari è più complicato. Certo. È complicata per me. Però sostanzialmente ho visto, insomma, ho capito quali sono gli incipit che vengono impartiti dai comunicatori o dal comunicatore in questo momento per quella campagna elettorale. Rimini contro Riccione, sistema contro antisistema e quant'altro. Mi viene da sorridere, perché quando mi sento dire dall'ex candidato sindaco che gente come me vuole sopprimere Riccione, vuole male a Riccione, gente che di Riccione e degli investimenti su Riccione non interessa niente, io sorrido, perché se parlo dal punto di vista strettamente personale, sfido se il sindaco ha investito più di me, per dire in modo ironico, nella città di Riccione. Queste sono barzellette in una mentalità d'area vasta, ecco perché io non parlo mai di Rimini contro Riccione. In una concezione di area vasta, di maxi sistemi e quant'altro, è cambiato il mondo, dalle infrastrutture ai collegamenti e quant'altro. Ecco che tutte le visioni di una città innovativa non possono finire e partire tra il Marano e la Bissigna. È assurdo e lo trovo anche ridicolo. Io penso che Riccione, come ho detto l'altro giorno, sia la bomboniera di un quartiere molto più vasto, e vorrei vedere la mia bomboniera splendere meglio di altre realtà, ma sicuramente io devo andare a cospetto di una provincia, di una regione e quant'altro, a chiedere ed ottenere, però in una visione di insieme. È bello essere autoctoni, ma è molto limitativo se diventa bigottismo allo stato puro. L'ultima cosa, Ubaldi, si è normalizzata un po' la situazione a Riccione dopo i toni alti delle ultime settimane in vista della campagna elettorale, o resterà insomma una campagna dai toni molto accesi? Personalmente io nel mio piccolo, l'altra volta ero candidato addirittura, però ho fatto una campagna molto pacata, e con me anche altre persone. Come ho detto l'altra mattina in conferenza stampa, alcuni esponenti, e sono contento, di altri schieramenti, hanno detto che il desiderio era quello di
fare una campagna molto più pacata. Quello che ho detto io in sede di consiglio, nel primo giorno a una conferenza stampa, è un invito veramente, un invito a tutti quanti, anche sui social network, a ritrovare, io parlo sempre di coesione, ma trovate voi il termine, quello che piace più alla gente, ma a me piace l'idea che ci sia una grande forma di rispetto. Ecco, possiamo manifestare linee di indirizzo politico completamente diverse, ma mi piacerebbe che tutto questo fosse fatto nel rispetto reciproco. Poi, una volta finita l'elezione, rispetto al 2014, vorrei che chi amministrerà cerchi di compensare il gap che si è ottenuto da una campagna elettorale con diversi punti di vista. Per farlo serve un grande senso di responsabilità, e chiunque sarà a farlo dovrà esercitarlo con criterio logico e con grande responsabilità. Domani parlate di turismo. Sì. Appuntamento alle 10, se non sbaglio, Cavalluccio, sì. Marino, con insomma, un esperto di questi temi. Sì, 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 ma è il chiaro proseguimento di ciò che avevamo detto da principio, non sarà né il primo né l'ultimo, è una serie di eventi che stiamo mettendo e stiamo stratificando nel calendario per i prossimi 3 mesi, è ciò che ci interessa, coinvolgere le categorie, gli operatori e quant'altro in una visione diversa, non tanto per portare il relatore del caso, quanto invece per cominciare la batteria di stimoli che avevamo messo a preventivo. Noi vogliamo stimolare l'imprenditoria. Per stimolare l'imprenditoria serve dare ed ottenere degli incipit che solo in eventi come questi potremmo ottenere, però nella sostanza quello che ci interessa è iniziare un percorso che ci porti ad arrivare nella futura amministrazione ad avere le idee chiare su come e cosa operare in determinati ambiti. Noi abbiamo le idee chiare sulla visione della città che vorremmo, ed è una visione di una città che si rinnova non tanto come lifting, diciamolo da un punto di vista meno tecnico ma più commerciale, ma nella sostanza, in una sostanza di una città che ha bisogno di riscrivere, come dicevo prima, una pagina nuova, una pagina diversa da quella che ha caratterizzato un passato glorioso, ma come ho detto l'altra volta, vive un presente statico e ha bisogno di un futuro dinamico. Al volo, si aspetta che coloro che sono interessati a possibili alleanze con Patto Civico Riccione Oltre ci siano a questo incontro, per vedere se effettivamente ci sono gli elementi per creare un progetto comune? Si aspetta di vederseli domani? Io mi aspetto di vedere io mi aspetto di vedere figure e persone che sono interessate all'evento, sono sincero, non tanto per farsi vedere o quant'altro. Le fotografie servono a poco, se non a riempire magari una pagina Facebook o quant'altro. A me interessa che ci siano le persone che sono interessate a dare un contributo e a ricevere qualcosa. Quello mi piacerebbe molto vederlo, mi piacerebbe vedere una parte delle figure che operano nei vari settori in ambito turistico, che sono quelle che hanno la dinamica e la voglia di investire, di proporre, di fare. Mi piacerebbe vedere gente con la voglia di fare, sì. Bene, noi ringraziamo Fabio Baldi, torneremo probabilmente presto a sentirci, perché insomma poi ci saranno anche altri ragionamenti da fare. Buona giornata intanto e buon lavoro. Grazie altrettanto a tutti voi. Grazie.